Sì, scusami. sì, l'ho detto settimana scorsa, insomma, perché fino a quando c'è una speranza, una fiammella, insomma, anche se pur piccola, è nostro dovere crederci, provarci. Per cui sabato ci è andato è tutto bene, nel senso che noi siamo riusciti a portare a casa la vittoria e negli altri campi sono arrivate due sconfitte, e questa situazione si presenterà anche sabato per loro, domenica per noi. Indipendentemente poi dal risultato che uscirà dalla gara di Novara, noi dobbiamo dovremo per forza di cose cercare di vincere la partita. Ecco, sapere prima cosa hanno fatto Novara e Varese sarà qualcosa che aiuta o qualcosa che destabilizza? No, non penso che possa far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, perché indipendentemente da come o da che risultato uscirà sabato a Novara, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare i 3 punti, perché sono solo quelli che ci potrebbero poi portare all'ultima partita e giocarcela fino in fondo. Se l'aspettava poi sabato il fischio finale, che la situazione negli altri due campi fosse esattamente quella che si è verificata. Ci speravo prima della partita, penso che ci speravamo un po' tutti quanti, ed è stato così, ma perché ci sono delle partite difficili per tutti da giocare, da disputare, per cui guarderemo con attenzione la partita di stasera del Siena, e poi noi siamo consapevoli, almeno io sono consapevole, che andremo a giocare in un campo difficile contro un'ottima squadra che, nonostante tanti problemi o le problematiche che ben conosciamo, ha fatto e sta facendo un campionato incredibile. Il fatto che rispetto a 3-4 settimane fa, sia sabato scorso che nelle prossime due partite, il Padova sia con le spalle al muro, cioè sa bene che se non arriva quel risultato è finita. Secondo te influisce sullo stato psicologico dei giocatori, cioè l'essere messi con le spalle al muro può essere un'arma in più? No, non penso. Anche se molto onestamente non posso esserne certo al 100%. In questo campionato siamo arrivati diverse volte a giocare delle partite molto importanti, no? Dove si parlava di ultima spiaggia, e non siamo riusciti a farle nostre, per cui adesso è una situazione che si è creata e la prendo per tale. Noi abbiamo solo un risultato a disposizione, ma mi auguro che non metta ansia per questo. Paradossalmente non abbiamo nulla da perdere, anche se in realtà abbiamo tutto da perdere, per cui è un gioco di parole, ma cercheremo di fare quello che abbiamo fatto sabato. Nelle ultime giornate, quando tu eri a Mantova e c'era il Padova dietro che rincorreva, eri tu davanti anche se non erano 5 i punti, mi pare fossero uno prima del sorpasso del Padova. Viste, paragonando le due situazioni, è meglio stare davanti o star dietro e dover inseguire? Cioè, è maggiore la pressione su chi è davanti o su chi deve inseguire a tutti i costi? Beh, io preferirei stare davanti comunque sempre, in qualsiasi caso, perché vuol dire che puoi avere dei vantaggi, che hai dei vantaggi, che puoi avere dei risultati a disposizione, non solo uno come noi. Per cui io penso che fine settimana si delineeranno ulteriormente le griglie, non tanto per noi, ma più per il Novara e per il Varese. Poi il Novara l'ultimo andrà a Bari, il Varese avrà una gara interna contro il Siena, appunto, per cui dovremo aspettare domenica sera. Comunque io preferirei comunque stare davanti. Sul grado di difficoltà della prossima partita con Siena è determinante il risultato di questa sera? Anche voglio dire perché poi magari si trova un Siena che a prescindere, cioè dovesse andare male stasera, Sì, ho magari capito prova già in quello che. vacanza. Non penso, ma perché, a parte che lo penso veramente, una dimostrazione ce l'ha dato anche il Pescara stesso, che ci ha messo in difficoltà negli ultimi 20 minuti, perché voleva cercare di raggiungere la partita, ma la dimostrazione può essere il Brescia stesso, che è andato a vincere a Varese quando, non dico che non abbia più nulla, ma ha
a poco da chiedere a questo campionato, eppure hanno fatto fino in fondo il loro dovere, per cui non penso ci siano delle squadre che ti possano regalare qualcosa. È evidente che se una non ha più ambizioni non sportive, nel bene o nel male, possa avere quella carica un po' inferiore, ma bisogna comunque conquistarselo sul campo. Sarà un Padova d'assalto, ancora presto magari? No, un Padova che cercherà, come ha fatto a Crotone, come ha fatto a Terni, di andare a fare partita e cercherà di vincerla in tutti i modi. Non penso che aggiungendo un attaccante in più o in meno si abbia più possibilità o meno di vincere una partita, perché penso che poi alla lunga sia sempre l'equilibrio che ti permetta di poter sfruttare delle opportunità. Ho sentito il presidente Pinocchio l'ultima ora, cosa vi siete detti? Niente, abbiamo analizzato, come sempre succede dopo una partita, il giorno dopo, sia la prestazione che la settimana che andremo ad affrontare di lavoro. Il discorso invece di Santa Croce, Musacci e Ceccarelli, che sono stati non convocati per scelta tecnica, immagino. Sì. Esclusivamente scelta tecnica perché sono in ritardo di condizione, oppure perché, che ne so, non hanno le motivazioni giuste, dato che tra l'altro non è che sono stati portati in ritiro? No, perché ho voluto portare in ritiro per scelta mia i 20 ragazzi che poi partecipavano, chi all'inizio, chi in panchina, alla partita stessa. È stata una scelta mia precisa, insomma, potevo benissimo portarne 21, 22, ma ho preferito fare in questa maniera qua. Ma il fatto che non si siano nemmeno allenati con la squadra venerdì nella rifinitura, cioè influisce così tanto? Tu avevi parlato di concentrazione, di non perdere la concentrazione. Sì. Il fatto che ci siano tre giocatori che poi sanno già che magari non verranno in ritiro, non saranno disponibili, influisce così tanto? Penso che una componente importante ci possa essere. Non è semplice, per quando uno sa che magari per un motivo o per un altro non è a disposizione o non farà parte dei 20. È un po' come le motivazioni delle squadre che abbiamo appena parlato, no? Per cui è stata dettata solo per questo. Dal punto di vista proprio del come preparare partite del genere, le esperienze di Mantova, meglio che di Venezia, cosa ti hanno insegnato? Di cercare di essere comunque sempre noi stessi, di preparare una settimana uguale alle altre. Questa è stata la mia scelta. Potevo chiedere un ritiro prima, potevamo fare tante cose, ma penso che poi alla lunga la consuetudine, l'abitudine, la settimana normale, intanto c'è qualcosa di anomalo, perché lavoreremo giorni in più. Io penso che quasi tutti riposino oggi, visto che si giochi domenica, ma è stata una scelta mia per poter cercare di recuperare più velocemente le energie fisiche, è per questo che lavoriamo anche oggi, e poi sarà una settimana normale, magari non faremo l'allenamento doppio.